Ma se nel nostro cuore, nella nostra mente, abbiamo ben in mente il luogo nel quale vogliamo arrivare, così, ecco, come Teresina sin da bambina aveva sentito il cielo così vicino, ecco, questa terra promessa nella quale il popolo sta per entrare, questa mano benedicente di Dio sul capo che ti conferma che stai per entrare in questa terra promessa, se non sentiamo questo modello dentro di noi, allora il cammino davvero significa camminare a tentoni, camminare e brancolare veramente nel buio. È un po' come quando a casa, no, capita che va via la corrente, ma noi la casa l'abbiamo percorsa tante volte, sappiamo le stanze, sappiamo quanti passi ci sono dalla sala a pranzo alla cucina. È vero, brancoliamo nel buio, ma nella nostra mente subito abbiamo ben in mente il progetto della casa così come è fatta e i passi camminano avendo quella certezza. Ecco, così è per noi il paradiso. Dobbiamo avere la certezza che c'è e su quella certezza camminare e attraversare anche quando il terreno si fa arido. Questo è il discernimento che vogliamo compiere e dobbiamo compiere proprio nel tempo quaresimale. Buon cammino a tutti allora, eh?